Deve tornare a essere il salotto buono, il biglietto da visita della nostra città, perché soprattutto per chi viene col treno, passa da via Guido Monaco e si trova a piazza Guido Monaco, che è un momento di respiro, un momento largo, un momento in cui si potrebbe godere un po' meglio l'accesso alla città e purtroppo molto spesso è costretta a combattere con maleducazione, con ubriachezza molesta e altro. La nuova caserma della Polizia Municipale di Arezzo in piazza Guido Monaco, spesso dipinta come quella del degrado, sta per diventare realtà con l'installazione dell'insegna nei locali che fino a poco tempo fa ospitavano un mini market. Ci saranno dentro gli agenti che da lì partiranno. È come se ci fosse una macchina parcheggiata. Avete visto che per molto tempo c'è stata una macchina parcheggiata lì. Però insomma non è decoroso per i nostri agenti rimanere fermi per fare un presidio e allora gli abbiamo dato una sede fissa. Quindi non sarà un ufficio aperto al pubblico, è una piccola espansione della caserma della Polizia Municipale. Sono più che contenta, sì. Anzi quando li vedo per me ci dà una sicurezza in più. Il presidio fisso vedrà la luce entro la fine del mese. Nei mesi scorsi, infatti, l'amministrazione comunale aveva pubblicato dei bandi attraverso i quali i proprietari di immobili della zona potevano rendersi disponibili a stringere un accordo con il comune. L'unico che si era fatto avanti era stato il proprietario dell'immobile in questione. La giunta ha così disposto la stipula di un contratto d'affitto fino al 31 dicembre per un impegno di spesa previsto di circa 700 euro al mese. Sì, ma gli episodi di degrado sono qui come sono anche in altri posti, come sono in diversi posti della città. Questo magari è uno di quelli un pochino più sentiti e più vissuti male dalla città, quindi il presidio è sicuramente utile.